TV Sicilia 24, la nuova testata giornalistica online, con approfondimento di cronaca, sport, spettacolo, politica, cultura, eventi, salute, dirette e altri approfondimenti su www.tvsicilia24.it. Continuate a seguirci anche su Facebook, Twitter e YouTube. Scriveteci anche all'indirizzo email tvsicilia24@libero.it. Alto 1,75 m, capelli castano chiaro, ricce. Si tratta di Giusy Buscemi, nata a Mazara del Vallo il 13 aprile 1993. È una modella italiana e vincitrice del 73° concorso di bellezza di Miss Italia. Beh, sembra un'affermazione semplice, però in realtà è una grande responsabilità, perché rappresento la bellezza in Italia, quindi questa corona è una realtà appesa e spero di rappresentarla al meglio sia in Italia che all'estero. Però devo dire che è molto, molto bello, molto divertente, viaggio tantissimo, conosco tanta gente, quindi è un anno speciale. Proviene da Menfi, un comune dell'Agrigentino, ed è la nona Miss Italia proveniente dalla Sicilia. Guarda, io il momento della proclamazione ci ho capito davvero poco, perché la notte non ho dormito, è stata la notte in cui ho dormito mezz'ora e è stato tutto il dopo che mi sono davvero resa conto di tutto quello che stava cambiando. È stata una grandissima emozione e sono oggi emozionata come 6 mesi fa. Lei nel tempo libero pratica danza, è una ragazza molto legata alla sua famiglia e alle tradizioni, appassionata di cinema, spera un giorno di diventare un'attrice. Programmi per il futuro? Allora, stiamo lavorando sul campo della recitazione, sto studiando tantissimo recitazione, faccio anche dei master molto importanti, adesso c'è in prospettiva qualche provino molto importante, incrociamo le dita, speriamo che tutto vada bene, magari a più presto ci vedremo o in TV o al cinema, dipende da cosa va in porto. Volta che sto qui torno a casa, è normale che mi trovo benissimo, che l'accoglienza della gente è molto gradita e amo la cucina siciliana, specialmente di questa zona, quindi mi trovo benissimo. Beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe.